Sin dal 300, l'opera dei sommi letterati italiani ha ventilato motivi e ideali propri del Rinascimento, in primo luogo il ritorno ai classici. Modello degli umanisti, benché intimamente uomo del Medioevo, Francesco Petrarca scopre ed emenda manoscritti, anticipando l'esigenza di porsi in diretto contatto con gli antichi, di dialogare da pari a pari con Cicerone e Orazio. La cultura per lui non è erudizione, ma intensa e concreta vita intellettuale. Il suo latino non è rozzo e scolastico, ma si piega duttile alle esigenze dei generi che il poeta ricrea mutuandoli dai classici. Giovanni Boccaccio, oltre a coltivare la filologia e le lettere greche, inaugura nel Decameron un realismo che pare trovar riscontro nel pennello di Masaccio. Sull'orma dei grandi trecenteschi, nel Rinascimento rivivono gli idiomi di Omero e Virgilio. Poliziano, Pontano e Sannazaro infondono nuova linfa alla lingua latina, rendendola atta a esprimere sentimenti e sensazioni della loro epoca. Per Pietro Bembo, l'imitazione dei classici non deve essere eclettica, ma conformarsi al dettato dei massimi autori, così in latino come in volgare. In quest'ambito addita Petrarca quale modello ai poeti, Boccaccio ai prosatori.